Ehi, Sam. Ci sono informazioni utili? No, è soltanto una lettera. Gliel'aveva scritta sua madre. Sammy, ti ho spedito un paio di libri da leggere. Spero che ti piacciono. Ieri i cani hanno scavato una buca sotto lo steccato. Così sono riusciti ad andarsene un po' in giro. Sembravano impazziti. Correvano veloci per tutto il quartiere. Quando alla fine siamo riusciti a trovarli, i galli degli Harrison erano spaventati a morte. Non c'era modo di tranquillizzarli. Non preoccuparti per noi, abbi cura solo di te. E cerca di fare di tutto per riuscire a tornare a casa sano e salvo. Tieni bene a mente quello che ti ho detto. Fa ciò che è giusto. Perché lo ritieni giusto. Non perché devi farlo. Prego perché la guerra finisca presto e perché tu possa ritornare qui vivo. Ti penso sempre. Tua madre. Hanako, probabilmente questa lettera non ti arriverà mai. Comunque, scrivere mi dà conforto lo stesso. Da 5 giorni siamo senza acqua né cibo. Per sopravvivere facciamo cose indicibili, cose indescrivibili. Ormai non c'è più scampo, ma la mia unica preoccupazione è per te e per la nostra bambina. La battaglia ormai si avvicina alla fine. Non abbiamo più munizioni, non abbiamo più acqua. Tutti i sopravvissuti si impegneranno in un attacco disperato. Prego per la vittoria e per la salvezza dell'impero. Questa lettera è un addio. Non siamo riusciti a rispettare i nostri doveri verso il paese. Ora che non abbiamo più munizioni, moriremo con rammarico. Ci siamo. Dai, vieni via. Tako-chan, i 4 pulcini che sono nati 2 mesi fa sono cresciuti tanto. Mamma gallina è sempre attenta e premurosa. Noi soldati scaviamo. Scaviamo sempre. Tutto il giorno. Cara madre, questa è la buca in cui oggi sono stato trasferito. Ma per adesso oggi vado alla non posso parlare di questo nuovo incarico. Abbi cura. Il mio cuore sarà sempre con te.